lei è Donatella Allegro che ci accompagnerà per tutta la prima parte, è attrice piuttosto nota soprattutto da queste parti perché il Poesia Festival l'ha partecipato tante volte, poi ha fatto parte di Erte Emilia Romagna Teatro della Compagnia Stabile ed è appena stata in scena in uno degli spettacoli più importanti della stagione italiana a Bologna, Lingua Madre. Il mio babbo se n'è andato. Gli piaceva che lo chiamassi così, non papà. Comunque, se n'è andato male. Non come quelle storie, che non sai mai se siano vere. Stava giocando a 3-7 e le carte gli sono cadute. Si è appoggiato sul tavolo, pluff. Oppure, è andato a letto che stava benissimo e l'abbiamo trovato stamattina che sembrava addormentato e sereno. Insomma, quelle che chiamano le morti dei giusti. Non ci sto. Il mio babbo non è morto sereno, ma non era ingiusto. No, la faccia non era per niente serena, né sorridente. D'altronde, neanche una riga. Forse è stato meglio così. E poi non era uomo da parole definitive e finali, lui, che ne ha scritte tante quante i suoi dubbi. Mi sono trovata tante lettere e quaderni, scritti con una grafia ordinata ma non maniacale. Subito dopo il disastro, mi chiedevo perché non li avesse bruciati. Era la rabbia di non accettare che se ne fosse andato in quel modo, una rabbia che dava forma al dolore che non poteva ancora manifestarsi del tutto. Li ho sfogliati troppo in fretta. Non aprivo le pagine, le scassinavo alla ricerca poliziesca e nervosa di un indizio che mi portasse al perché. Adesso che è passato un po' di tempo da quel giorno, e piano piano la compulsione si è attenuata come le onde al tramonto, posso aprire i quaderni con la calma di un'esploratrice tranquilla e rispettosa di ciò che la circonda. E può iniziare il viaggio per rincontrarlo, attraverso le parole che ha scritto. Non è una metafora. Ho deciso di dedicare un anno sabbatico della mia vita per andare nei posti dove il mio babbo era stato con la tizia per la quale lasciò mia madre. Da me non si separò mai, ma lo capisco solo ora. So poco di questa donna. Mia madre non me ne parlava quasi mai. E quando lo faceva, beh, lasciamo perdere. Poveretta, credo che non sia stato facile nemmeno per lei. Il babbo non mi ha mai coinvolta nella relazione con la tizia. Non so se per accordi con mia madre o per non farmi pagare un prezzo ancora più alto. Non so nemmeno se sia stato meglio così, oppure no. Avrei preferito condividere con lui la sua nuova vita. Provo rabbia e amarezza per essere stata esclusa, però non mi va di spendere i miei risparmi in psicoterapia per capire cosa ci stia dietro a questi sentimenti. Sì, per me c'è sempre stato, fino alla fine e anche dopo. Diceva che si può smettere di essere un marito, ma non un padre. Anche quando gli facevo pagare di essersene andato dalla nostra casa, non mollava mai. Aveva la pazienza di una mondina, forse ereditata da sua madre, che in risaia c'era stata davvero. Quanta tristezza in un amore che lentamente muore. Ha proprio ragione Harry Miller. Ogni giorno in cui manchiamo di vivere al massimo del nostro potenziale, noi uccidiamo lo Shakespeare, il Dante, l'Omero, il Cristo che sono in noi. Ogni giorno che trascorriamo imbrigliati alla donna che più non amiamo, uccidiamo in noi la forza di amare e di avere la donna che meritiamo. Credo che l'amore tra il babbo e la tizia morì perché non seppero reinventarsi una volta finita la fase ormonale dell'innamoramento. Non condividendo le reciproche debolezze, proseguirono quasi per inerzia, finché uno non accusò l'altro di non amarlo più secondo il suo sogno. Ma cosa sono i sogni, se non tragiche aspettative che vorremmo che l'altro capisse e soprattutto assecondasse? Caro babbo, avevi un bel da scrivere sui diari che ti sarebbe piaciuto essere meno stanco. Sognavi tempi meno atroci,
ritmi e suoni meno martellanti, suoni e visioni più dolci e più arrotondate, come le tue belle colline. Stavi prendendo atto che a tua figlia avevi creato un problema non rimediabile. E mi piace proprio quella bimbetta di 10 anni che non sta a cuccia, ma sfodera la sua rabbia. Però, quanto ho sofferto. Me ne sono resa conto leggendo queste pagine, che diradano la nebbia che avevo messo su quel periodo per sopravvivere con i pochi mezzi che allora avevo a disposizione. Credo che farò di tutto per evitare ai miei figli, se ne avrò, il trauma della separazione. Hanno un bel da dire che è meglio vivere con 2 genitori separati che in una famiglia molto litigiosa. Ma vivere in una famiglia nella quale si sta bene è proprio impossibile. Sul mio letto ci sono quaderni, fotografie e lettere del babbo. Mi sono venute le lacrime al cuore a leggere del trasloco nella sua nuova casa. Ogni libro e ogni vestito portato via sembravano un pezzo di carne che si staccasse. Sto cercando di costruire il puzzle della sua vita, ma in quei quaderni non trovo i molti momenti belli che mi ha raccontato mia madre, quando io non ero ancora nata. Non c'è quasi niente, nemmeno del tempo che il babbo passava con i suoi amici di sempre e che li sentivo rievocare davanti a un sigaro e a un genuino bicchiere di vino. Queste pagine fanno emergere solo un pezzo della vita del babbo, quasi che i ricordi belli stessero meglio nascosti e non esibiti. C'è un onesto pudore antico che impedisce di ostentare lo stare bene, oppure si scrive meglio quando si è ovattati dalla malinconia. Non lo so. Stanotte, caro babbo, ti ho sognato in un bel sogno. Ero nel salottino della tua casa in collina, dove ci sono ancora le tendine di Terital della nonna. Sentivo una gran pace e m'accovacciavo vicino a te sul divano, senza disturbarti mentre leggevi. Ho fatto questo sogno forse perché, prima di addormentarmi, avevo letto sul tuo quaderno i momenti di serenità che passavi davanti al camino. Inghiotte legna cruda e restituisce belle braci, riscaldandomi e illuminandomi. Fuori fa freddo e i campi sono pieni di una brina che ricama le foglie secche. Questa casa di quando ero bambino odora di una pace che zittisce le tristezze fonde che spesso mi prendono. Qui posso smussare quegli spigoli fastidiosi in cui sbattevo già da piccolo. In fondo, solamente chi ha tristezze fonde può avere gioie alte. Caro babbo, vorrei essere stata capace di aiutarti a lasciare fluire di più le cose, senza incagliarti in continui sensi di colpa. Non eri tu che mi dicevi sempre che comunque viene sera ogni giorno? Anche se adesso è tardi, vorrei dirti che avevi diritto a un po' di pietà, almeno a uno scampolo di tregua. Invece sguazzavi nel pensiero che la vita ti avesse dato una brutta mano di carte. Pensa che a me sembravi sicuro, robusto, invincibile. Non ho mai nemmeno colto il tuo retropensiero, secondo il quale alla fine lo star bene non è mai per sempre e prima o poi le cose cambiano in peggio. Forse perché, ciò nonostante, ti ho visto sempre costruire ed esercitare l'ottimismo. Comincio a capire che non è stato semplice e ti è costato tanto. Forse è vero, babbo, nessuno ti conosceva bene come le tue coperte. Ricordo bene l'ultimo giorno che lo vidi vivo. Andai a casa sua. Era sulla poltrona inglese e scriveva fitto fitto. «Come va?» gli chiesi, con una di quelle domande utili solo a riempire l'imbarazzo del silenzio. Appoggiò penna e foglio e mi guardò. Il tempo passa. Fa il suo mestiere. Si alzò e andò a prendere una bottiglia di lambrusco del suo amico Filippo. Ne bevemmo 2 buoni bicchieri. Mi raccontò del suo lavoro a Milano. Era soddisfatto. Ho sempre scavato con piccone, pala e badile,
per cercare quel po' di bene che asciuga il passato, fa godere senza arroganza del presente e costruisce con umiltà il futuro. Qualcosa prima o poi ho sempre trovato. Ne vale la pena, davvero. Chissà perché, gli chiesi. E con lei? Mi guardò con due occhi bassi e dolci e con la sua bella mano mi accarezzò la guancia. La vita dirà la sua, cara Tania. Sentiamo adesso esattamente le parole conclusive del libro. E venne il giorno del funerale, in un gradevole pomeriggio d'ottobre. La banda attaccò una marcia funebre commovente, va pensiero e infine, bella ciao. Alfredo, il suo capo di tanti anni prima, disse parole colte e dolci di fianco alla bara. Parlò poi un ragazzo di poco più di 30 anni. Ringraziò commosso il babbo a nome anche dei suoi colleghi per la dedizione che aveva messo per farli diventare dei buoni dirigenti pronti ad occupare posti di responsabilità. Gentile dottor Edoardo, la nostra azienda sarà meno allegra senza di lei, concluse. Proprio così, meno allegra, davvero. Il suo amico poeta ripercorse più di 40 anni d'amicizia fraterna e lesse Verrà la morte di Pavese. Mentre tante persone piangevano, il babbo sorrideva a sornione dalla gigantografia che avevo fatto mettere dietro la bara. Anche le rughe ci stavano bene. Erano i fossi che non aveva cercato ma che aveva dovuto superare, le cicatrici che ricordavano quanto in fondo avesse vissuto. Beppe e i suoi amici più cari si caricarono la bara in spalla, incamminandosi verso il piccolo cimitero poco distante. Sotto quel cielo sereno, non adatto per un funerale, 4 fisarmonicisti eseguirono 2 valzer. C'era un'atmosfera strana, facce segnate dal dolore e una certa allegria che la musica muoveva. Arrivati nella piccola cappella, la bara fu deposta su 2 cavalletti per l'ultimo silenzioso saluto. Dopo alcuni giorni me ne tornai a casa con una piccola urna. Avrei disperso quelle ceneri vicino al pozzo, dove c'era la tua altalena quando eri bambino. I tuoi amici ne avrebbero portato un pugno sul sentiero che dal Falzarego porta allo Scotoni. Livio, con la sua barchetta a remi, ne avrebbe disperso un po' al Sansone. Adesso c'è una fotografia in più sulla tomba dei tuoi genitori. Intorno, le colline, con i filari dalle foglie rosse, le zolle arate, il melograno, le acace, una rosa e i ciclameni. Caro babbo, di fronte alla tua casa parte una carreggiata che finisce laddove ne comincia un'altra.